consigliere Tocci, che ha coordinato insieme all'assessore Angheppen, è stato determinante nella redazione di tutto il programma, che si è poi molto ben svolto, di dare anche lui una panoramica su questi eventi, anche a nome di tutto il Consiglio Comunale che in questo momento rappresenta qui in aula. Grazie. Grazie Sindaco. Ma io ribadisco, intanto saluto tutti i presenti della stampa, i cittadini, anche alcuni esponenti delle associazioni, ribadisco che l'obiettivo principale dell'amministrazione, che era quello di restituire la fiera di Grottaferrata a Grottaferrata e a Grottaferratesi, è il primo obiettivo raggiunto, che rende questa edizione della fiera, secondo me, una delle migliori edizioni degli ultimi anni. Ed è una delle migliori perché ha anche avuto la capacità di essere umile rispetto a quelli che sono i tempi che viviamo, che sono momenti di crisi, momenti di difficoltà. E la gratuità dell'ingresso non è solamente una scelta, come dire, pubblicitaria o furba, è una scelta politica importante che va nella direzione di consentire a famiglie che in questo momento hanno situazioni economiche sicuramente non importanti o vantaggiose o di vantaggio, di poter andare con i figli, con i parenti in fiera senza spendere un euro. E questo secondo me è stato un obiettivo di socialità e di ascolto della comunità che l'amministrazione ha avuto il coraggio di fare. Dicevo anche su un post su Facebook che ho pubblicato il ringraziamento delle realtà locali che hanno partecipato alla fiera, che questa possiamo definirla la fiera della comunità, cioè la fiera che ben si sposa con quel concetto di comunità e di coinvolgimento che questa amministrazione, quando non era amministrazione ed era in campagna elettorale, prometteva di fare e che ha mantenuto. E quindi credo sia anche importante questa relazione tra ciò che si dice e ciò che si fa, e in questo caso ciò che si è detto si è fatto, e credo che sia importante anche per riconquistare un po' di fiducia nei confronti della politica, in questo caso dell'amministrazione di cui sono lieto di far parte. Quello che mi spetta come incaricato alle associazioni e alle politiche giovanili è intanto stato quello di coinvolgere le associazioni, come ha detto già l'assessore Angheppen, di coinvolgerle nella fase progettuale della rassegna degli eventi, e quindi abbiamo fatto numerose riunioni, incontri sempre molto affollati, incontri che abbiamo fatto anche precedentemente per le rassegne estive e di Natale, ma che sicuramente sono state più numerose per la realizzazione della fiera. Abbiamo subito visto che c'era una grande volontà da parte delle associazioni di esprimersi, abbiamo ricevuto tanti complimenti da parte di associazioni che non erano abituate ad essere chiamate dall'amministrazione e che invece hanno avuto la possibilità di farlo, perché il criterio che abbiamo utilizzato è semplicemente quello di chiamare tutti. Noi non abbiamo amici, non abbiamo nemici, noi abbiamo semplicemente di fronte a noi delle associazioni e dei cittadini che per noi sono tutti allo stesso livello, e quindi questo ha fatto piacere a molti, magari ha fatto anche, diciamo, arrabbiare qualcuno, però, come dire, a molti ha fatto piacere. Preoccupare. E questo è poi tutto il progetto dell'albo delle associazioni, che non è qui da assolutamente, non è questa la sede di cui parlare. Dicevo, le associazioni sono state coinvolte nella fase di programmazione della rassegna degli eventi, sono state coinvolte nella fase di attuazione, perché ogni associazione si è occupata di gestire totalmente i propri eventi nella fase pubblicitaria, nella fase di promozione, nella fase di attuazione, anche la fase di ripristino della sala eventi per gli eventi successivi. Quindi veramente c'è stata una collaborazione incredibile. L'ufficio stampa chiaramente ha dato pubblicità a tutti gli eventi, ma ogni associazione ha poi contribuito a pubblicizzare il proprio. Altra cosa importante secondo me sul coinvolgimento delle associazioni è stato proprio il padiglione d'ingresso. Per la prima volta le associazioni sono state inserite all'inizio della fiera e non alla fine. Alla fine, in quei diciamo bui e anche molto brutti corridoi che venivano usati, come dire, che non si sapeva cosa farci, e quindi alla fine si chiamavano le associazioni. Noi abbiamo dato un'altra prospettiva. Prima ci sono le associazioni e poi ci sono i commercianti esterni che venivano a Grottaferrata, perché ci piaceva l'idea che un cittadino, anche non di Grottaferrata, entrasse nella fiera e vedesse come prima cosa di fronte a sé proprio le associazioni, questo biglietto da visita di Grottaferrata. Per fare questo però abbiamo anche evitato quello che a volte accadeva, perché poi bisogna dare sempre, no, un colpo al cerchio e uno alla botte. È vero che l'amministrazione non coinvolgeva le associazioni come abbiamo fatto noi, ma è anche vero che spesso le associazioni lasciavano gli stand vuoti, no? Con l'assessore Paolucci spesso ci siamo confrontati su come evitare questo, perché poi quando dai così tanto spazio devi pure evitare che ci siano stand brutti
anche esteticamente. E come abbiamo risolto questo? Abbiamo diviso in 3 turni da 3 giorni ogni stand, e quindi ogni stand ha visto alternarsi 3 associazioni che hanno avuto lo stand 3 giorni di tutti gli stand. E quindi abbiamo coinvolto circa 20 associazioni, credo sia un record assoluto, che si sono alternate e che, avendo solo 3 giorni, hanno dato il massimo in quei 3 giorni, sia nella fase di allestimento che nella fase proprio gestionale. E devo dire che questo obiettivo è stato realizzato, perché quando si entrava si vedeva proprio una vivacità e la rappresentazione di tutte le varie realtà locali, e quindi la rappresentazione della comunità. Quel padiglione era il padiglione della comunità, propedeutico poi all'inizio della fiera commerciale, importante chiaramente e fondante. E ultimo piccolo accenno sulla giornata dei giovani: in qualità di incaricato alle politiche giovanili abbiamo organizzato questa giornata. Insomma, ricordo che tutte le giornate avevano un tema, la giornata del 27 aveva come tematica quella dei giovani, e devo dire che quella è stata una giornata, come tutte le altre, molto ben riuscita, e ringrazio tutti i vari relatori che hanno avuto diciamo, la possibilità di esprimersi, perché è stata una giornata in cui si è parlato delle attività del Consiglio dei Giovani, della slot mob e quindi della lotta al gioco d'azzardo patologico, partendo proprio dalla mozione che è stata approvata in Consiglio Comunale. Si è parlato di legalità e di trasparenza, si è parlato di start-up, si è parlato di energie rinnovabili, di tantissimi temi che però, devo dire, hanno visto la partecipazione di tantissimi giovani. Io avevo anche un po' di preoccupazione, perché spesso, insomma, conosco i miei coetanei e tante volte non è facile coinvolgere i giovani, ho anche paura che la sala rimanesse vuota. In realtà, devo dire, è stata una delle giornate più frequentate, e questo mi fa piacere, perché vuol dire che i giovani, quando vengono coinvolti su delle tematiche serie, rispondono, e questo è solo l'inizio di un lungo percorso. Quindi la mia valutazione è più che positiva. Le scuole le ringrazio, perché hanno dato la possibilità negli eventi della giornata dei giovani, anche l'evento del 25 del Consiglio dei Giovani sulla salute e sulla sana nutrizione, hanno portato delle classi, e quindi le ringrazio tutte, perché anche lì c'è stato un coinvolgimento importante. Quindi, che dire, io veramente ringrazio di cuore, ho avuto modo di mandare anche un'email alle associazioni, perché veramente il lavoro delle associazioni è stato fondamentale e fondante di questa fiera. Ma va dato atto all'amministrazione che, se le associazioni lavorano con questo grande impegno, significa anche che hanno di fronte a sé un'amministrazione che è in grado di coinvolgerle e di ascoltarle. Quindi va dato atto a tutti di aver fatto un enorme gioco di squadra. Devo dire che anche nell'amministrazione c'è stato un gioco di squadra importante sull'evento fieristico, e questo dimostra anche che tante voci, tante cose che vanno in giro sono assolutamente false, perché c'è uno spirito di comunità interno a noi amministrazione, che ci vede uniti e compatti nel fare le cose, e che vorremmo portare all'esterno, e con la fiera ci siamo riusciti. Grazie.